il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Oggi si era pensato di farvi fare una lezione di storia dell'arte e vi è stato detto che dovevate gettare la vernice sul pavimento e anche utilizzare i piedi. Vedo che avete utilizzato diverse altre parti del vostro corpo. Altro che piedi, signorina Angius. Niente da ridere. Sono talmente disorientato dalle vostre pitture che riconosco solo la signorina Sorbello. E certo, perché lei mi è apparsa così la prima volta. Signor Bosatelli, lei sembra uno stregone. No. Mi spieghi? Stanno dipingendo e un po' dai, tutti comunque siamo pasticciati. Pasticciati? Ha le braccia che sembrano di plastica, le gambe di legno sembrano. Guardi che roba. Quanta rabbia per le due gocce di vernice sulla faccia. Signorina Nobili, persino lei. Non avrei mai voluto macchiarmi. Ho avuto la sfortuna di sedermi accanto alla coppia che scoppia migliore che ci sia, il signor Rennis e la signorina Angius. Uno più coglione dell'altro. Signor Angius, lei continua a ridere, vuole guai. Io ho capito che lei vuole guai. Intanto adesso cominciano i guai per tutti. Primo guaio. Questa sera a tavola mangerete esclusivamente cervello bollito. Perché il cervello bollito? Perché non abbiamo il cervello. Nella speranza che le cellule cerebrali di un bovino riescano a implementare la scarsità del vostro. Tanto non lo mangio. Silenzio. Secondo, questa sera nella sala ricreativa andranno i signori sorveglianti. Voi in camerata, immediatamente nei vostri letti. Terzo, domani mattina appena svegli laverete tutte le schifezze che avete lordato. E questo, vi dico subito, è l'inizio. Sono fuori di me dalla rabbia. Signori sorveglianti, per cortesia, fateli un po' ripulire per quanto possibile. Sì, ma pensavo davvero che non ci sporcavamo? Signorina Angius, io mi sono segnato il suo nome. Non mi è piaciuto tutto questo ridere. Solo il mio? Lei cominci a pensare a se stessa, signorina, e sorrida ancora, che gliela faccio vedere io domani. Fa ridere la situazione. Silenzio! Cioè... Non risponda! Oh. Qua sono io a decidere cosa succede, non lei. Andate. Buona serata. Grazie, signor Presidente. A non rivederci. Che cazzo è? Ma perché cazzo? Ma è normale che mi viene da ridere, ma cazzo, siamo tutti scalzi. Non riesco a trattenermi dal ridere, mi esce proprio la risata in automatico, mi fa troppo ridere la situazione. Forza, signorine! Qua! Mi voglio guardare allo specchio. Forza! No, io non lo faccio. Ora i Pollock dovranno ripulirsi e tornare perfetti collegiali. Guardaci messi insieme. Che belle. Stupendo. Vero. Opere d'arte. Che orecchie, porco. Mogoro me la fa una bella doccia e finisco da pulire il viso, le braccia, le gambe, tutto, che c'ho un prurito, mi sento tutto incrostato con i capelli, mamma mia. Dopo aver cancellato ogni traccia della marachella compiuta, i collegiali devono fare i conti con la prima punizione. Ho realmente paura. Eccolo! Il grande piatto dell'anno. Cervella bollite. Oh, non pare schifoso. Che gioia! Oddio! Lo schifo dello schifo. Dammi le pasta corda. Ma adesso anche le patate sapranno di cervello, che schifo. Mi fa schifo, cioè, il sapore è proprio ferro. Sa tipo dei fegatini un po' più molli. Viscido, però nemmeno troppo. Non è male, niente male, dai, niente male, commestibile, si può fare. Però se chi non lo vuole me lo potete dare, me lo mangio. Vieni, vieni. Inviti del genere i ragazzi non se li fanno certo sfuggire. Vorrei sapere i valori nutrizionali. E dopo una ricca cena... Oggi il pane è andato a ruba. Tocca affrontare una serata che si preannuncia povera di divertimento. Come da disposizione del signor Preside, stasera direttamente ciascuno nella propria camerata. Che brutto, raga. Tra tutte le sequenze, la peggio sicuramente è quella che potevamo andare in camerata delle pischelle. Molto bene! Buonanotte! 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 Buonanotte!
Stasera mi mancherà non poter stare con Damiano.